Ciao lettori, sono Pachito, nuovo appuntamento con la videorecensione del lettore medio. Il libro del quale parliamo oggi è Forte Chiara, l'autobiografia di Chiara Francini, edita da Rizzoli. Comincio col dire, sono un fan della Chiara Francini attrice, ma soprattutto della Chiara Francini autrice. Sto seguendo infatti con grande passione il suo percorso editoriale e comincio con un suggerimento di lettura, ovvero non parlare con la bocca piena quello che è stato il suo romanzo d'esordio. In questo caso, invece, c'è una Chiara Francini autentica perché senza alcun filtro si racconta al lettore, racconta la sua quotidianità, la contemporaneità, ma soprattutto due momenti molto importanti della sua vita, l'infanzia e l'adolescenza. Cominciamo con l'infanzia, vissuta in quel di Campi Bisenzio, un comune alle porte di Firenze, ed è molto importante questo discorso che, anzi questo percorso che lega la provincia e la città, in modo particolare nel momento delle scuole superiori, quando Chiara è costretta a prendere tutti i giorni l'autobus per raggiungere il capoluogo toscano. Mi piace immaginare questo come una sorta di quotidiano viaggio dell'eroe, anche perché Chiara deve confrontarsi con una realtà differente rispetto a quella che vive all'interno della sua abitazione. Tra i personaggi della sua infanzia spicca sicuramente la nonna, l'Orlanda furiosa, un personaggio che alleggerisce in qualche maniera la narrazione, ma arricchisce quella che è l'aneddotica di questo personaggio che desidera raccontarsi al lettore, attingendo anche a quelli che sono i ricordi altrui. Pertanto vedremo una serie di insert di, passatemi questa espressione, celebri sconosciuti, personaggi che non fanno assolutamente parte del mondo dello spettacolo, ma che sono delle vere e proprie pietre miliari per la nostra Chiara. Chiara che viene raccontata anche attraverso la voce della madre Sara. E in questo caso, parlando dell'oggetto libro, ho trovato davvero molto interessante il ricorrere a un altro font proprio per caratterizzare la voce dei personaggi. Vi è anche una sorta di piccolo libretto di istruzione iniziale. Quello che ho trovato davvero molto interessante è il registro linguistico della nostra Chiara Francini, che dimostra di essere una ragazza particolarmente colta, che non utilizza talvolta termini aulici perché deve darsi un tono, assolutamente. È semplicemente un ricorrere a un italiano che lei conosce molto bene e che vuole condividere con il lettore, così come decide di condividere una serie di aneddoti legati al suo passato e in modo particolare quelli legati appunto all'adolescenza. A proposito di adolescenza, un'adolescenza che appunto si colora dei suoni, dei ritmi, ma soprattutto delle serie televisive e dei film degli anni 90. Non dico l'anno di nascita di Chiara Francini perché non è educato dire l'età di una donna, ma siamo coetanei praticamente, io sono un anno più grande di lei e quindi alcuni espedienti narrativi che lei ha utilizzato, tanto per dirne una, non è la Rai oppure la serie televisiva Beverly Hills, in qualche modo hanno schiuso il baule dei ricordi personali e hanno permesso anche a me di rivivere in qualche maniera l'adolescenza. L'adolescenza di Chiara è come quella di tante altre ragazze, fatta anche e soprattutto di esperienze da vivere. C'è anche un momento, che è appunto quello legato alle scelte professionali, al desiderio di trasferirsi a Roma per tentare la carriera d'attrice. Chiara si rende conto di essere portata per questo lavoro e decide di mettersi alla prova, allontanandosi dalla propria comfort zone. E da questo punto di vista desidero ribadire il concetto del viaggio dell'eroe, per Chiara c'è un'autentica chiamata all'avventura, pertanto decide di spostarsi nella capitale e di mettersi alla prova come attrice. Si renderà conto col tempo che vuole sì appunto lavorare in questo mondo, ma poco le interessa il discorso legato allo star system, al gossip e chi più ne ha più ne metta. Lei ha un obiettivo e vuole raggiungerlo, ma vuole farlo chiaramente a modo suo, con la sua tempra morale, col suo carattere e con i suoi pregi e soprattutto i suoi difetti. Ma quello che ho trovato davvero molto interessante è il momento in cui Chiara veramente fa accomodare il lettore all'interno della sua abitazione. Racconta della sua casa, del suo divano perennemente coperto affinché non si sciupi, oppure anche del gabinetto. Anche in questo caso vi invito poi a scoprire questo paragrafo che ho trovato davvero molto divertente, ma anche e soprattutto molto interessante perché non fa altro che raccontare la genuinità di un personaggio divenuta col tempo una vera e propria beniamina per milioni di spettatori. Inoltre, altra cosa molto interessante, un lavoro davvero molto bello per quel che riguarda la scrittura sensoriale, perché appunto questo libro, Forte e Chiara, è anche un libro nel quale il palato viene stimolato continuamente, si sente sovente il sapore della schiacciata, che in qualche maniera è uno dei piatti preferiti della nostra Chiara. Chiara che conclude questo volume, mi perdonerete se faccio un po' di spoiler, con una serie di considerazioni sulla
sulla sua condizione personale di donna che non è diventata ancora moglie, che non è diventata ancora madre, ma che ha sempre portato avanti questo grande desiderio. Viene fuori un dubbio esistenziale, però supportato da una certezza: sto vivendo la vita come voglio io. E in qualche maniera Chiara poi condivide questo pensiero con le lettrici, ma anche e soprattutto con i lettori, perché questo secondo me è un libro che ha una spiccata voce femminile, ma può essere letto veramente da un pubblico quanto mai variegato. Porto a conclusione questa video recensione suggerendovi questo libro, ma in generale tutta la produzione di Chiara Francini. Il libro del quale abbiamo parlato oggi è questo qua, Forte e Chiara, edito da Rizzoli. La video recensione termina qui, ma mi raccomando, continuate a seguirci per nuovi suggerimenti di lettura. Ciao a tutti!